finalità sono molto semplici. Il nostro sistema è un sistema altamente patrimonializzato. Abbiamo oramai sui 12 miliardi e mezzo di fatturato che facciamo, fra riserve indivisibili e capitale qualcosa come 2 miliardi, oltre 2 miliardi e 100. Di questi però molti erano poco liquidi e fermati in immobili. Attraverso questo fondo stiamo liberando risorse che sono utili per lo sviluppo e la crescita di queste cooperative. Per ora hanno aderito in 3 cooperative in questo fondo multicomparto, che sono Conad del Tirreno, Conad Adriatico e Conad Centro Nord. È chiaro che l'impostazione adesso si presta all'ingresso anche di altre cooperative. È una maniera, crediamo, intelligente di rendere liquido il patrimonio per poter affrontare il futuro in maniera più serena in termini di sviluppo. No, in questo di caso devo dire che è più rivolta verso i nostri soci e invece per fare lo sviluppo. È chiaro che con Cattolica stiamo ragionando anche su come utilizzare il loro prodotto, che è un prodotto prettamente assicurativo, anche in termini di vantaggio per i nostri clienti, e abbiamo aperto un tavolo di lavoro proprio in questa direzione. Questa operazione è un'operazione che è tutta italiana, in quanto sono italiane le banche che hanno finanziato il debito e italiana la Cattolica Assicurazioni, che peraltro è una cooperativa esattamente come noi, siamo italiani noi, sono partner che vicini a noi già da tempo. La prima grande operazione di factoring fatta nella distribuzione moderna l'abbiamo fatta con Unicredit, che guarda caso è insieme con Intesa una delle banche per cui dentro. Quindi il senso è: insieme e fra italiani si può fare molto per migliorare il proprio di business e il valore nelle comunità in cui si opera.